Ciao everyone, rieccomi ritornata con un nuovo video. Questo è un nuovo video, come potete vedere qui. Scopriamo le creazioni con la colla a caldo. Dopo l'ultimo esperimento con la colla a caldo, che è stato più o meno fallimentare, ci riprovo. Ebbene sì, ci voglio riprovare. Se non avete visto il primo video che ho fatto sulla colla a caldo, vi lascio qui, link nel puntino i, nella info, il video appunto dove faccio le creazioni con la colla a caldo. Oggi ci riprovo facendovi vedere quello che ho fatto, diciamo, in questi giorni, e vediamo un po' cosa ne esce. La prima cosa che vado a scoprire è questa creazione qui, ho fatto in questo stampino. Vediamo un po' cosa esce. Oddio, no, vabbè, mi piace davvero troppo, guardate. È così spessa, ebbene sì, ho fatto uno strato in più. Guardate, allora ho messo una tazzina di caffè, un dolcino e una ciambellina. Ho fatto tre diversi strati qui di glitter, uno rosa, uno blu e uno fucsia. Anche il retro è venuto bene. E questa è la prima creazione, che vediamo un po' se sarà la mia preferita. È uscita veramente veramente bene, guardate. E le immagini sono inglobate veramente veramente bene. Poi andiamo invece a scoprire questa qua bianca. Vediamo un po' cosa ne è uscito. Allora, ebbene sì, mi ricordavo, questa qua bianca l'ho fatta con la colla a caldo bianca ed è uscito Pushin, questo gattoccio cicciozzo che si mangia un piattozzo di ramen. Sì, è venuto inglobato bene, mi piace come è uscita. Sono i glitter argentati anche sul retro, questa mi piace, anche questa, però per il momento da qui rimane la mia preferita. Andiamo invece a scoprire questa, che se non ricordo male ho messo delle perline. Ah, vediamo se è uscita bene. Ecco, infatti, lo sapevo. Le perline sono state inglobate non molto molto bene. Il macaron che avevo messo più o meno, le perline non tanto, però diciamo che lo spessore va bene. Ho messo anche dietro i glitter. Queste perline che avevo messo non tanto, guardate come sono venute. Vabbè dai, è stato un esperimento, a dir poco fallimentare, ma è stato un esperimento, quindi va bene. Andiamo invece a scoprire questa qua. Andiamo a scoprire. Sì, wow, anche questa è venuta bene, dai. E questa tortina con le stelline, e ho fatto doppio sfondo e dietro ce l'ho colorato. Guardate, ho fatto una doppia passata come vi ho fatto vedere nell'altro video, con lo smalto azzurro, e poi ci ho messo la colla a caldo e la creazione così risulta colorata. E questa mi piace, ho messo anche glitter dietro, non so se si nota, però è venuta bene, anche perché è venuta liscia dietro, questa mi piace. Andiamo invece a scoprire, vediamo, vediamo, vediamo questa qui. Ok, vediamo un po'. Oh no, mannaggia, ma mi piaceva tantissimo, uffi. Avevo messo dei sushi, sushettini, con dei glitter rossi e dorati, però mannaggia, che peccato. Guardate, sono sprofondati gli stickers, guardate. Mannaggia, solo questa è venuta bene. Poi avevo messo comunque le stelline dentro, guardate. Mannaggia, che peccato, uffi. Poi, vediamo, scopriamo questa. Che non mi ricordo più. Ah, è vero, sì. Ho messo questa qui, un pandino con i glitter e... avevo messo anche delle micro perline, che proprio questa è carina, dai, con questo pandino pucciosino. L'ultima creazione, e incrocio le dita, speriamo che sia venuta bene. Oddio, ho paura, giriamo. Sì, oddio, è venuta bellissima, ho fatto Sailor Moon. No, allora, questa dopo quella là con la tazzina di caffè è la mia preferita. Guardate, è venuta inglobata benissimo Sailor Moon. Ci sono le stelline, vedete? Anche dietro. No, questa è bellissima, ci farò sicuramente un portachiavi. Che ne ve ne pare? No, questa mi piace veramente un sacchissimo. C'è la lotta, diciamo, ardua tra queste due. Sono tutte e due le mie preferite, dai. Questo è tutto. Spero che questo video di scopriamo le creazioni con la colla a caldo vi sia piaciuto. Se volete, come sempre, lasciate un pollice in su se vi va. Iscrivetevi pucciosamente al canale se vi piacciono i miei video. Nella descrizione trovate i link di Facebook e di Instagram dei miei social e le playlist dei miei video assaggi, di Fimo, di tutti i miei video creativi e anche delle mie video ricette. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete altri video con la colla a caldo, mi raccomando, fatemelo sapere sotto con un commentino. Io vi mando un enorme bacione, un abbraccio e ci vediamo ad un prossimo video. Bye!